Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo con il candidato a sindaco Pino Bianco, che è candidato per la città di Mazara con due liste che lo appoggiano. Buonasera sindaco, candidato sindaco, questo è un auspicio. Le liste che lo appoggiano, che liste sono? Sono sufficienti? C'è chi ne ha fatte tantissime, buonasera, e che sostiene che magari vince perché c'ha tante liste. Ma vincono le liste o vincono i progetti? Ma è chiaro che questo lo capiremo all'indomani del voto. Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa. Noi innanzitutto abbiamo voluto garantire a chi ha deciso di sposare questo progetto, un progetto amministrativo per Mazara, abbiamo deciso di dare realmente la chance a tutti di poter arrivare all'obiettivo. L'obiettivo qual è? Innanzitutto il superamento della soglia di sbarramento del 5%. A Mazara, secondo, ma più o meno saranno 1.600, 1.700, 1.800. Così, in considerazione delle liste che sono in campo, a Mazara dovrebbero votare più o meno 50.000 persone per poter permettere a tutti di superare. Si sta cercando di fare il conteggio. Sì, sì, infatti, cioè io sorrido un po' e poi vedremo alla fine quali sono le strategie giuste. Quindi sono due liste che a mio parere hanno come dire, nella loro possibilità il raggiungimento di l'obiettivo pieno, che innanzitutto è appunto il raggiungimento dello sbarramento del 5%, quindi sono liste di qualità, sono liste che sono uno spaccato della società mazzarese, che comprende tutto e tutti, e che oggi la campagna elettorale ha una duplice connotazione, una l'aspetto proprio del Consiglio Comunale, una quella dei sindaci. Quindi la campagna elettorale dei sindaci si fa sul sindaco, le liste a mio parere sono determinanti, sono importanti, ma è ancora più importante la figura, appunto, è quello che il sindaco con la sua squadra, con il suo progetto offre alla città. Perché sapete, questo meccanismo del trascinamento di voti non esiste più. Quindi avere tante liste, quando poi magari i componenti della lista o gli amici che voteranno le liste non condividono il progetto del sindaco, insomma, credo che sia assolutamente non utile. Quindi noi abbiamo messo insieme in realtà chi sostiene il governo regionale, il governo nazionale, quindi eccezion fatta ovviamente per il nuovo centrodestra, in più con l'apporto, come dire, di qualità, ecco, di movimenti, con l'apporto di qualità che non è che avevano nella loro possibilità di fare delle liste, cioè dire, non è che la partecipazione ad un'elezione si fa con una lista, perché significherebbe mettere, come dire, in croce appunto candidati. Invece a noi quello che interessa molto è la qualità, cioè le idee, cosa possono portare e cosa possono portare non a Pino Bianco ma alla città. E un'altra cosa che ha sottolineato Pino Bianco durante l'apertura della campagna elettorale che si è svolta qualche giorno fa, che molte delle persone che si erano avvicinate e poi si sono allontanate sono quelle che pensavano a un tornaconto personale, e invece questo è importante nel dirlo, perché sta a sottolineare la volontà di voler proseguire ad un progetto che non sia un progetto per singoli ma che sia un progetto per la collettività. Ma sì, noi, io sono felice del fatto che la gente, i cittadini, i professionisti, gli artigiani, gli operai, gli OSA, chiunque, ecco, dia il suo contributo. I conti si fanno alla fine. È giusto che ci sia, come dire, una legittima aspirazione di ognuno di noi a raggiungere un ruolo, a ricoprire un ruolo per poter dare, io mi auguro, un contributo alla città. Se questo io capisco, ma questo magari poi intendo male io, no? Capisco che non è un contributo alla città ma è un contributo personale, ecco, io non ho nessuna intenzione di premiare come dire, singole aspirazioni, e quindi coloro i quali, a mio parere, ma io sono sicuramente, posso anche sbagliare, ma a mio parere, che hanno fatto un ragionamento personale, non voglio, non desidero, non mi fa piacere, ecco, che facciano parte del mio progetto, del nostro progetto. Quindi
e coloro i quali hanno fatto questa scelta personale, io sono ben lieto che abbiano trovato collocazione e sono davvero lieto per loro, perché ognuno è importante che trovi quello di cui ha, come dire, a cui aspira, e quindi sono davvero felice per loro. E un'altra delle accuse così che vengono, ma oggi che è oggi cos'è, un pubblico ministero? Oddio, a me è sempre piaciuto farlo un pubblico ministero, no, però nel caso mio no, in questione in questo momento non sì, è questo, sì, lo dico perché è giusto che do la possibilità di poter rispondere, no? Perché altrimenti poi rimangono queste relazioni buttate nell'aria. Io personalmente so quanto siano antipali, quanto siano brutte le relazioni, perché fanno avere un'idea di una persona che non corrisponde a quello che la persona è veramente, però uno poi si innamora, si appassiona da quella tesi e rimane così fino a che non la scopre e magari scopre che una persona è completamente un'altra. E quindi dicevo, un'altra è quella di dire sempre ma è bianco, fa il medico, fa il chirurgo, vive a Palermo. Purtroppo questo, fortuna. Purtroppo questo bianco fa il medico, purtroppo ha studiato, purtroppo è cresciuto a Mazara, purtroppo è stato studente del liceo scientifico di Mazara, purtroppo ha fatto il pendolare, purtroppo poi è andato a Roma a imparare a fare il mestiere che fa, poi è stato in America, poi è stato al lavoro. Purtroppo. Io spero che tante persone e giovani, ecco, abbiano questa possibilità, ecco, io l'ho avuta, e quindi questo purtroppo io spero che diventi, come dire, un momento dominante, ecco, nei nostri giovani che vogliono dar luogo appunto ai propri progetti, alle proprie aspirazioni. Quindi purtroppo Pino Bianco fa il cardiochirurgo, fa il medico, purtroppo, va bene, io sono molto felice, ecco, di questo purtroppo, e quindi io spero che questo dia l'idea di che cos'è Pino Bianco. Pino Bianco è uno che ha creduto sempre in quello che ha fatto, ha cercato di farlo nel migliore dei modi. Oggi una parte importante della città di Mazara riconosce queste qualità, oppure queste caratteristiche, ecco, non chiamiamole qualità, queste caratteristiche, ecco, di Pino Bianco, e ha, come dire, ha espresso il desiderio che Pino Bianco guidi questo progetto. Noi non è che vogliamo convincere tutti i mazzaresi, noi non abbiamo la presunzione di convincere tutti i mazzaresi. Io sono convinto che abbiamo convinto la metà più uno dei mazzaresi, la seconda metà la convinceremo successivamente, la convinceremo con i fatti. La convinceremo con il fatto che Pino Bianco vuole vivere a Mazara, che vuole occuparsi di Mazara, che vuole pensare con i mazzaresi ai problemi di Mazara, e quindi tutte quelle che in questo momento sono delle giuste, lasciatemelo dire, qualcuna un po' banale, osservazione. E allora va bene che si faccia, ognuno evidentemente ritiene di portare avanti la campagna elettorale come crede. Ripeto, io ho con me una credo fetta rilevante, ecco, dell'elettorato mazzarese, che ha creduto e che crede in questo progetto, e noi dobbiamo convincere non i nostri, perché sono convinti, ma gli indecisi. Ecco, io dico, purtroppo questo Pino Bianco che fa il medico, fa il cardiochirurgo, fa il direttore di un dipartimento che è ai vertici italiani della cardiochirurgia, quindi purtroppo si vuole occupare della sua città, e allora io spero che qualcuno che oggi ha deciso o aveva deciso di rimanere a casa oppure di protestare in altro modo, e che oggi riconsideri, ecco, riconsideri liberamente, serenamente, e spero obiettivamente, non è che serenamente obiettivamente significa che devo votare per me, ma io invito le persone qua semplicemente a guardarsi intorno in maniera completa, ascoltando quello che ognuno di noi ha da dire, quello che ognuno di noi ha da offrire, e quindi poi arrivare in maniera libera, non condizionata e non tenuta per la giacchetta. No, ostaggio no, perché se sapessi di questo andare direttamente alla Procura della Repubblica. Ma a volte succede e non lo sappiamo. No, e se io lo so vado alla Procura della Repubblica, io non lo so, e quindi io dico tirati per la giacchetta, perché io pure sono, le mie figlie mi tirano per la giacchetta, quindi è un fatto assolutamente... Ma lì ci sta. No, ma è un fatto, quindi essere tirati per la giacchetta non è un fatto negativo, quindi allora ecco, siate liberi e scegliete, ricordando che potete fare due scelte totalmente diverse, una per il Consiglio Comunale ed una per il Sindaco, dovrete scegliere già fin dal primo turno.
Dovete scegliere già il primo turno. Sì, perché i candidati sono molti, ve lo ricordo, sono 7 e chiaramente andare al ballottaggio, oltre ad essere un esborso in più per la collettività, è senza dubbio un minor, così dice, possibilità di votare la persona più giusta, perché poi gli apparentamenti, i giochi... No, non ci saranno apparentamenti, non da lo dico da subito. Di Pino Bianco, io parlo di alcuni. Ma io lo dico così, così passa il messaggio chiaro, apparentemente però ci sono quelle persone che lo faranno e quindi, come potrete ben capire, rischierete poi di avere il peggior sindaco e non il meno peggio, proprio il peggiore. Quindi attenzione a come si vota. Ricordo anche che è importante nel votare che voi mettiate la X sul nome del sindaco e non soltanto sul simbolo, perché altrimenti perde il voto, e che poi, se volete votare il consigliere che preferite, votate il consigliere che volete scrivendo il nome del consigliere nel simbolo della lista che il consigliere di cui appartiene. Allora, finite le contestazioni da parte di chi ha sempre critiche da fare, ma è bene che noi giornalisti le raccogliamo, perché così diamo la possibilità al candidato sindaco, che in genere cerca di parlare con i cittadini e non si sta da interessare di quello che magari le male lingue possono dire, è bene invece che noi diamo la possibilità di poter rispondere, anche perché poi spesso tocca a noi fare la parte della difesa e ci viene difficile, anche perché in genere facciamo l'accusa e ci viene più facile. Comunque, Pino Bianco, allora, questo progetto è importante per la città di Mazara, è sostenuto da alcuni partiti, dalle liste civiche, quindi dal PD, dall'UDC, dai riformisti e da diverse cittadini liberi, il Partito Democratico, quindi, naturalmente, e da diversi cittadini liberi che hanno pensato di trovare, di coniare nella persona di Pino Bianco tutta una serie di valori che possano in qualche modo rappresentare con dignità, con eleganza e con concretezza la città. Concretezza, ecco, mi piace molto la parola concretezza, anche perché fa parte della mia vita, del mio lavoro, e le persone che mi sono vicine sono persone che hanno innanzitutto nella testa le cose da fare, non le cose da dire. Io vedo che ci si affanna un po' troppo con programmi mirabolanti, con Mazara dovrebbe diventare, ma quale Shanghai? Shanghai è niente, confronto a quello che deve diventare Mazara rispetto a tutte le cose che sono state dette e che ancora ne verranno dette chissà quante. No, noi siamo persone concrete, ma concrete non perché lo diciamo, perché lo abbiamo già dimostrato con quello che abbiamo fatto fino ad oggi, e parlo per me, parlo per la squadra di assessori, parlo per le persone, ecco, che condividono questo progetto. Quindi noi questo vogliamo fare, quindi concretezza, trasparenza, linearità, questo qua è nella storia di ognuno di noi, e basta andarsela a guardare, basta come dire, guardarsi un po' attorno, e credo che questo traspaia con una certa, ecco, facilità. Quindi concreti, ecco, vogliamo essere concreti su cose che è possibile fare, e senza promesse, ripeto, perché la promessa, ricordatevi, che è possibile, che è anche giusto, perché ci sono delle carenze in questa città a tutt'oggi, che sono carenze gravi, perché la mancanza dell'acqua, se non ce ne fossero, noi saremmo rimasti ognuno nella sua posizione, non avremmo fatto questa scelta. La mancanza dell'acqua, per esempio, la mancanza dell'acqua, delle strade, delle illuminazioni, di servizi primari che ancora non sono, come dire, alla portata di tutti i cittadini, con una particolare attenzione, case fatiscenti che fanno parte del comune, che il comune, ma sì, una particolare attenzione per 4 strade nel centro storico, quando poi ci sono delle periferie che sembra di essere non so dove, insomma, quindi le priorità sono altre, non sono certo queste, e certo, a questo noi vogliamo guardare, a questo è quello che noi vogliamo fare. Benissimo. Essere rappresentato da dei partiti, e anche in un periodo storico come questo, dove magari il partito viene visto negativamente perché c'è questo scollamento con la politica, purtroppo per alcuni soggetti che magari non hanno svolto bene il proprio compito, non sono stati dignitosi in quello che hanno fatto, è invece, a mio avviso, un senso di maggiore sicurezza, di maggiore garanzia. Nella presentazione della campagna elettorale Pino Bianco ha detto noi abbiamo anche la possibilità di collegarci con un governo regionale, con un governo nazionale che comunque sta operando per il migliore dei modi e con la volontà di cambiare il paese. Ma Patrizia, io penso che sia sotto gli occhi di tutti la forza che
l'amministrazione regionale e l'amministrazione nazionale, quindi faccio riferimento a Crocetta e Renzi, la forza con la quale stanno tentando, e ci riusciranno, di cambiare questo paese. La candidatura di Pino Bianco, io sarò un illuso, ma non è così, è nel segno di questo. Cioè dire, oggi Pino Bianco perché viene invitato ad dar vita a questo progetto amministrativo? Proprio perché ha quelle caratteristiche di chi oggi ad altri livelli sta facendo la stessa storia. L'Italia, l'Europa cambia verso, l'Italia cambia verso, Mazzara cambia verso. Quindi il tema è sempre lo stesso. Ed è evidente che noi siamo collegati con questa idea rivoluzionaria, non rivoluzione ovviamente dell'armata, ma rivoluzione nella macchina amministrativa, rivoluzione nel senso di cosa vuol dire oggi fare politica, rivoluzione in quello che deve essere lo spirito con il quale uno oggi si mette a disposizione. Parte proprio da questi esempi che stanno cercando e stiamo vedendo chi realmente si oppone oggi al cambiamento. Si oppone al cambiamento chi oggi ha, a mio parere, questa ovviamente è una mia considerazione, chi vuole mantenere delle rendite di posizione, chi è che ha da difendere il proprio orticello, chi è che non vuole mettere in discussione quello che oggi ha, perché si dice meglio oggi l'uovo che domani la gallina, e quindi si va avanti praticamente in questa direzione. Addirittura la gallina, troppo, quindi, gli altri. Allora, io ho detto che aver con me i partiti che oggi governano l'Italia, governano la Sicilia, quindi quelli che sono coloro i quali, ecco, devono pensare a noi, noi dobbiamo stabilire il dialogo, ma il dialogo lo possiamo stabilire perché noi vogliamo questo, attenzione. Cioè dire, noi siamo quelli che siamo portatori di questa idea di cambiamento che è in sintonia con ciò che c'è a Roma, ciò che c'è a Palermo. Non so chi altro ha queste caratteristiche, se c'è qualcuno si faccia avanti, insomma io sono ben lieto perché poi alla fine, vedete, domani chiunque andrà ad amministrare la città di Mazzara, che sarà pro tempore sindaco per i prossimi 5 anni, si deve dimenticare di tutto quello che si sta facendo o dicendo in queste circostanze, deve pensare alla città. Deve pensare ai mazzaresi, ai figli dei mazzaresi, ai ragazzi che sono fuori, quindi alla marineria che è ormai allo stremo, ad un'agricoltura che non produce più nulla, ad un turismo che è una parola che la possiamo scrivere in cirillico come ci pare, ma rimane sempre vuota nei contenuti. Quindi di questo ci dobbiamo occupare. Noi che vogliamo cambiare, noi che abbiamo nella nostra Costituzione, ecco, DNA, ecco, nel nostro DNA, chi oggi sta rivoltando il paese, e allora dovrebbe essere, come dire, naturale chi si vuole affidare ad un cambiamento vero, affidarsi a Pino Bianco e al progetto che ha per Mazzara. Chi invece vuole così, e poi vorrei capire, molti di questi che in questo momento dicono ah, i partiti, perché è molto semplice dire i partiti, vero è, però poi sotto ognuno di questi cerca i collegamenti con questi benedetti partiti, c'è chi è che si freggia di avere un onorevole regionale che, o qualcun altro che si va a fare delle fotografie con sottosegretari, quindi fatemi capire, questa politica serve o non serve, oppure la facciamo uscire dalla finestra per farla rientrare dalla porta o viceversa? Noi siamo belli chiari, noi diciamo che siamo onorati e lo riteniamo una risorsa per le spalle che oggi purtroppo, ecco mi piace questo, purtroppo governa l'Italia e la Sicilia, e purtroppo queste persone si sono messe a disposizione di questo progetto. Quindi se per voi questo è un purtroppo, per me non lo è, per me è una forza, per me è qualcosa che avrà un effetto dirompente in quello che sarà il futuro della città di Mazzara. Abbiamo accennato al turismo, che idea ha Pino Bianco del turismo in questa città e in questa provincia? Un collegamento, allora, con tutta la provincia? La provincia di Trapani... O vivere separati? No, la provincia di Trapani è, sono sicuro di questo, è una delle province, cioè degli angoli del mondo, io credo più belli che l'uomo abbia mai potuto pensare, perché... E se per un attimo noi ci mettiamo dall'alto e guardiamo Erice, le Saline, Mazzara, la Casba, il Satiro, Selinunte, Segesta, il mare, le Egadi, cioè io non lo so in quante altre parti del mondo
ci sono delle cose così straordinarie. Ma Zara stessa è una città straordinaria. Allora, è un peccato di Dio, ecco, e non valorizzare semplicemente quello che noi abbiamo. Altre città vicino a noi lo hanno fatto con la politica, cosa terribile, sto dicendo una cosa terribile, no? Quindi lo hanno fatto con la politica. Abbiamo oggi un aeroporto che è assolutamente, come dire, molto frequentato da turisti che arrivano. Li dobbiamo attrarre a Mazara. Fortunatamente. Fortunatamente. Quindi li dobbiamo attrarre a Mazara, li dobbiamo attrarre con le nostre specialità, con le nostre bellezze, con la nostra capacità di accoglienza. Ricordatevi, noi siamo un paese di mare. I paesi di mare hanno nel loro DNA, mi è piaciuta l'espressione di prima, questa idea dell'accoglienza, cioè dire noi il porto, chi ha gestito un porto, il porto che cos'è? È un rifugio sicuro per chi è in difficoltà. Mazara questo è stato e questo sarà. Mazara ha accolto e accoglie chiunque, Mazara integra, Mazara ha queste caratteristiche. E allora noi non dobbiamo fare altro che valorizzare tutto quello che Mazara ha. Questo sarà punto di riferimento per il turismo provinciale, regionale, nazionale, perché abbiamo gli strumenti. Quindi il porto? Il porto, guarda, sul porto io il mio grande progetto, del porto qual è? E questo è il sogno nel cassetto per quanto riguarda la grande progettualità. Io ho due grandi progetti, ecco, per Mazara, nella mia testa, che comunque cedo anche ad altri, no? E il terzo ponte, che lo ritengo straordinario per quella che può essere la viabilità e quindi risolvere tanti problemi di Mazara, e il porto commerciale. Ecco, io penso a Mazara e sulla rotta delle grandi navi che trasportano merci dal canale di Suez allo stretto di Gibilterra. Mazara deve diventare quello che oggi si chiama un hub, no? il mozzo, il centro di una distribuzione, lo può fare perché è sulle rotte, ci dobbiamo impegnare, ma per fare questo, ecco, il coinvolgimento deve essere dell'Europa, dell'Italia e appunto della regione. Poi, sempre la portualità, e quindi a questa ci colleghiamo direttamente, è possibile che Mazara non è punto di partenza, per esempio, di collegamenti con queste straordinarie cose belle che abbiamo? Mi riferisco a Pantelleria, alle stesse isole Egadi, dico, per carità, verrà un po' più lontano, ma perché chi viene da Agrigento deve arrivare per esempio a Marsala e quindi deve fare strada in più per prendere un aliscafo che magari con 2-3 minuti in più, 7 minuti in più, praticamente no? Ecco, facciamoli partire anche da Mazara, impegniamoci su questo, cioè costruiamo a Mazara un centro da dove il turista, oltre ad apprezzare Mazara, apprezza, e quindi questo è collegato con la portualità. E se dovesse costare troppo farli partire da Mazara, potrebbero da Marsala aggiungere a Mazara e poi continuare, se proprio mettere altri... Noi vogliamo lavorare su tutto questo, Patrizia, noi vogliamo impegnarci, noi vogliamo trovare tutte le soluzioni possibili, anche qualcuna di impossibile, purché questa ovviamente rimanga negli ambiti della legalità, altro tema al quale io sono molto affezionato e sul quale non derogo, non transigo, non posso andare ovviamente oltre la mia asticella, che è ben precisa, insomma, il rispetto delle regole, della legalità, perché è sinonimo di garanzia praticamente per tutti. E quindi noi ci vogliamo impegnare, noi vogliamo lavorare per la città, non abbiamo interessi, siamo al massimo della maturità, credo, non lo dovrei dire io, della maturità, della serenità, dell'avere tutta una serie di condizioni ottimali. Ecco, non ci sono motivi personali che mi inducono e che ci inducono ad occuparci, ecco, della nostra città. Quindi questo credo che sia un momento, che sia una considerazione importante. I cittadini si lamentano moltissimo qui perché hanno perso molti dei servizi. Cosa potrà fare il nuovo sindaco perché questi servizi tornino ad essere inseriti nella città e poter dare appunto a loro la possibilità di non recarsi fuori? Se noi perdiamo un servizio solo perché una domanda arriva in ritardo, è chiaro che c'è un grosso rammarico, questa è una grida vendetta. Poi se è una scelta,
è un altro discorso. Io ancora, per esempio, su alcuni servizi non ho capito se è stata una scelta oppure perché le cose dovevano andare, una deficienza, ma comunque sia, diciamo, le ritengo gravi entrambe. Ma io, come sapete, non parlo di quello che è stato. No, non parlo di quello che è stato, di quello che è stato. Chi si presenta oggi alle amministrative chiederà la conferma agli elettori, e quindi io su ciò che è stato, ciò che farò, io è evidente, cioè Mazara, l'ho detto più volte, lo ripeto con piacere, Mazara ha perso negli ultimi 20 anni tutto. Mazara aveva l'ospedale, non è che io torno sull'ospedale perché voglio andare a toccare una corda scoperta, un nervo scoperto, no, perché Mazara, io non posso dimenticare che io vivevo a Roma e quando mia moglie doveva partorire, io da Roma portavo mia moglie, venivamo a Mazara, io no, non porto le mogli da nessuna parte, venivamo a Mazara per fare partorire mia moglie, per far partorire mia moglie a Mazara, cioè le mie tre figlie sono nate tutte e tre a Mazara del Vallo. Quindi vedete qual era la fiducia che io avevo nell'ospedale di Mazara del Vallo, stiamo parlando degli anni 90, perché era davvero il centro della sanità nella provincia di Trapani. Avevamo delle grandissime, e essere nell'ospedale di Mazara era un privilegio. Io conosco colleghi che nel loro curriculum hanno detto: ho lavorato all'ospedale di Mazara, cioè dire, avendo questo come punto, come dire, di merito, ecco, essere stati nell'ospedale di Mazara. E questa classe politica e chi ha governato questa città in questi ultimi 20 anni deve delle spiegazioni. Io non dico negli ultimi 3, 5, 10 o 15, ma io dico questi che oggi tra l'altro si stanno ripresentando con sotto aspetti diversi, devono delle spiegazioni. Con il maghillage nuovo. Devono delle spiegazioni e dire perché, loro lo devono spiegare perché è successo tutto questo. Io mi impegnerò perché l'ospedale deve essere laddove si esercita un diritto fondamentale, costituzionalmente determinato, il diritto alla salute, e deve essere un ospedale di qualità. Io, come dire, è un mio pallino, Mazzaresi, io faccio il medico a Palermo, se io non dovessi diventare sindaco, io ugualmente mi occuperò dell'ospedale di Mazara, per tutte quelle che sono le mie possibilità e tutte quelle che sono, quindi... E vi prego, ecco, di considerare questo, non che lo sto dicendo perché sono candidato sindaco, lo direi e lo farei in ogni caso. Ne abbiamo parlato in altre televisioni anni precedenti e senza candidature. Benissimo, perfetto, quindi non è un problema legato alla circostanza, cosa che qualche volta vedo che qualcuno per la circostanza tira fuori determinati appunto argomenti. Quindi sull'ospedale faremo una battaglia delle battaglie, la prima di tutte, perché questo deve ridare serenità alla gente, deve sapere che va sì in un'area di emergenza, in un pronto soccorso, ma può essere curata, non perché c'è una croce, non perché ci sono delle persone in camice bianco, questo sì è necessario ma non è sufficiente. È necessario che Mazara sia inserito nuovamente in una idea di grande ospedalità. E questo, il primo cittadino, ha un ruolo fondamentale. Io su questo prendo un impegno assoluto. Ecco, questa è una promessa. Ecco, chiamiamola così. Finalmente faccio anche io una promessa. Su questo io sono disponibile ad andare veramente a spendermi in maniera assoluta. Ed è evidente che su tutto quello che so il giudice di pace, perché lo ripetiamo e lo diciamo, diciamolo sempre perché ci serve per ricordare, ed è evidente che su tutto quello che Mazara ha perso noi dobbiamo ridare, perché non è possibile che i professionisti devono recarsi, ma noi si devono recare a Palermo, dico io lo posso pure capire, ma a Marsala, a Castelvetrano, per avere delle cose che noi avevamo e che adesso sono state dislocate nei territori vicini, ma questo è inaccettabile. Abbiamo parlato dei trasporti marittimi, quindi abbiamo detto i collegamenti collegati, ma i collegamenti della città nella città, quanto sono importanti? Ma sono, innanzitutto sono, io vorrei usare un termine, è un diritto innanzitutto, quello di non necessariamente utilizzare il proprio mezzo per doversi muovere all'interno della città. Sarebbe anche un dovere per fare un risparmio energetico. Ma è non solo, è un risparmio innanzitutto per le famiglie,
per le famiglie. Se noi oggi potessimo e dobbiamo dare dei mezzi che collegano le periferie, Manzara è molto estesa, Manzara ha una superficie che è davvero davvero grande, poi ha delle borgate, ha appunto dei quartieri, vedi per esempio Tonnarella ormai molta gente ci vive anche d'inverno, oppure Contrada Boccarena è un altro luogo importante dove la gente ci vive tutto l'anno, e quindi Manzara ha un'estensione incredibile. Dico, è mai possibile che ognuno per potersi muovere deve usare il proprio mezzo? Allora questo significa, oltre che inquinamento, significa anche una spesa economica per le famiglie, significano motorini, significano benzina, assicurazioni, meccanici, manutenzione, bla 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 bla. Quindi noi è evidente che in una città moderna che ha la presunzione, ecco, di diventare capitale, ecco, no? Un'altra parola che spesso ricorre per la posizione che ha Manzara, è ovvio che deve essere la capitale del Mediterraneo, non è possibile pensare che Manzara non abbia un sistema di collegamento interno con mini autobus elettrici che collegano tutte le parti della città in maniera veloce, rapida, con costi assolutamente compatibili con quelle che sono le finanze del comune di Manzara, ma da questo noi ne avremmo indietro un risparmio per i cittadini che possono meglio utilizzare le proprie risorse e quindi mettere in moto altre leve dell'economia. Io volevo sapere, e per quanto concerne la questione ICI, IMU, intanto ogni tanto gli cambiano i nomi, ma il contenuto resta lo stesso, dobbiamo pagare, e io ho sempre contestato il fatto che un cittadino è costretto a farsi la casa, poi quando te la fai la devi anche mantenere, perché ci sono tante piccole e grandi cose da risistemare ogni anno, devi pagare anche questa chiamiamola... addizionali, queste tasse. Così si chiama, io sto facendo un'altra cosa. Vabbè, comunque. Balzelli, sì, insomma, una scocciatura molto pesante, no? Però la cosa che è più importante da sottolineare è che in un periodo di difficoltà, di crisi come quello che stiamo vivendo ormai da tanto tempo, molte persone non fanno il passaggio di proprietà della casa ad un figlio, però hanno magari due case. Una ci vivono loro, l'altra la danno al figlio, dovrebbe essere considerata una prima casa. In che modo ha il sindaco una possibilità, una competenza specifica nell'individuare che in realtà ci vive un soggetto che lo occupa come prima casa e quindi farglielo riconoscere in questo modo? Si può fare qualche cosa? Noi nell'apertura della campagna, diciamo, elettorale al comitato domenica scorsa, il nostro candidato assessore Francesco Crocchiolo ha fatto proprio un preciso riferimento a questa questione, che molte seconde case in realtà per chi lì vive sono delle prime case, quindi perché c'è la difficoltà per fare degli atti di donazione e tutto quello che è. Allora noi metteremo in campo, se c'è una sola possibilità, se c'è noi la troveremo, se non c'è solleciteremo affinché si possa mettere in campo un'opportunità del genere, assolutamente, ecco allora la necessità di dialogare con i governi centrali, cioè questo non è un'evasione fiscale, questo è legittimo, questo è aiutare le persone che per necessità, perché io credo che anche i figli che vivono nelle seconde case avrebbero più piacere ad avere la casa di proprietà per tanti motivi, e allora che questo debba diventare addirittura un ulteriore balzello, questo è inaccettabile. Quindi noi solleveremo questa questione, la porteremo nelle sedi competenti, ed è evidente che se c'è una sola possibilità legislativa attuale noi la attueremo, perché dobbiamo guardare a queste necessità. Spingeremo affinché anche a livello nazionale si vada a legiferare in questa direzione, perché non si può fare di tutta l'erba un fascio. C'è la possibilità nelle diverse proprietà del comune di mettere i pannelli solari e permettere che si possa autoalimentare senza avere delle spese aggiuntive? Ma su questo abbiamo scritto tante cose, ma non le abbiamo scritte perché le abbiamo copiate, ecco, le abbiamo scritte perché nella squadra che è con noi abbiamo delle competenze che proprio hanno fatto di questo motivo di lavoro, motivo di impegno professionale e quant'altro.
e l'ho detto fin da subito, lo ribadisco, il problema delle energie rinnovabili, il problema del risparmio energetico a partire dai LED per l'illuminazione pubblica, alla riconversione di quelli che sono dei sistemi che oggi non solo sono costosissimi, ma sono anche inquinanti. Quindi questo aspetto a noi carissimo e non è altro che, come dire, la possibilità di realizzare qualcosa che crediamo da sempre, miglioramento della qualità della vita, risparmio e quindi mobilitare risorse economiche che ci possono essere ben utili per dedicarci ad altre cose. Quindi è uno dei momenti, come dire, più importanti della nostra, anche perché su questo aspetto oggi ci sono fiumi di finanziamenti che dietro progettualità serie, non anche per i singoli, per le famiglie, assolutamente, quindi vedete allora detraibili dal 740, assolutamente, cioè... assolutamente, quindi allora su questo aspetto noi non dobbiamo fare altro che metterci tutto il nostro impegno, perché significa da una parte investimenti, dall'altra dare ancora al cittadino, al singolo cittadino, quindi mettendo a disposizione del cittadino il know-how necessario per arrivare a questo, lo dobbiamo fare noi, il cittadino deve semplicemente compilare, il cittadino deve venire però a scriverla la domandina, non andiamo a casa a scrivere, quindi ci vuole, quando io dico con voi, cioè dire noi faremo con voi, ma voi ci dovete mettere il vostro nel collaborarci affinché tutto questo sia realizzabile. Che non è cosa... e da poco naturalmente. No, ma con noi lo faranno perché ci credono, perché pensano che noi non abbiamo nessuna intenzione di non fare quello che andremo a fare per noi. Lo sanno che lo faremo con i cittadini di Mazara, insieme. Che sindaco sarà Pino Bianco? Bello! No, sarà un sindaco che... E Pino Bianco è alla portata di tutti, Pino Bianco... è sempre onorato nel ricevere un saluto, Pino Bianco ha sempre ringraziato quelli che per motivi professionali si sono affidati a Pino Bianco ringrazia quelli che gli vogliono dare oggi sostegno in questo progetto, e Pino Bianco è una persona che vuole lavorare per la sua città, quindi è semplice, è sereno, questo è Pino Bianco. Allora, abbiamo menzionato uno dei candidati assessori che Pino Bianco ha presentato durante l'apertura della campagna elettorale e che io, col quale mi scuso perché ho fatto un articolo e non ho menzionato quello che Pino Bianco ha detto, lo abbiamo fatto sull'opinione, ma dobbiamo ammetterlo, dovevamo uscire col giornale il giorno dopo e noi abbiamo scritto l'articolo alle 10:30 di sera, subito dopo un tour de force di tutta una giornata, compresa quella di... Non c'è nessun riferimento a quello che ho detto io? No, sì, però a quello che ha detto uno degli assessori, Roccalo. Invece abbiamo riportato una cosa che ha detto Giovanni Palermo, e forse perché mi ha colpito in modo particolare e quindi me la sono ricordata anche se era tardi ed ero stanca, ed era la questione della strada del Corso Umberto, e mi ha colpito in modo particolare perché non è soltanto la spesa di 80.000 euro che personalmente potevano essere anche destinati ad altro più urgente, ma perché è anche brutto vedere che un pezzo di strada è fatta con determinato colore e poi magari neanche quella iniziale e quella finale che comprendono due piazze possono avere un senso da questo punto di vista. Ecco, io la critica del Giovanni Palermo, candidato assessore, è stata molto forte, molto lapidaria, io magari mi sono trattenuta, ma voglio chiedere al candidato sindaco che cosa ne pensa di questo che è stato fatto, perché credo che sia oggetto adesso di grandi discussioni allora, per tutti i cittadini. Allora, innanzitutto sarebbe stato, come dire, meglio questo fatto che si interrompe, no, bruscamente questa colorazione, dico in architettura bisognava fare a sfumare magari, no, io sono una che dice, ma non è questo, quindi... non è questo. Allora, Giovanni Palermo ha fatto un intervento straordinario, secondo me, perché ci ha messo il cuore, ci ha messo la passione e ha voluto nel suo intervento, che credo sia stato riportato così nell'articolo, ha voluto come dire, testimoniare la sua come dire, disapprovazione nei confronti di una politica, decisa disapprovazione, politica amministrativa che è stata nei confronti dell'amministrazione che c'è in atto. Io credo che in questo suo
come dire, esplodere, perché c'è stato un momento in cui c'è stata un'esplosione, e ha parlato anche della strada, insomma, dico, ma non credo che il problema sia la strada, il problema sia quello di... No, io penso che Giovanni aveva bisogno di dimostrare che lui non vuole avere niente a che fare con altri che non siano vino bianco. Ecco, con altri che non siano vino bianco. Io credo che era semplicemente questo, poi sulle singole questioni sarà frutto di una nostra collaborazione che esiste, che c'è sintonia, c'è armonia e c'è tutto. Quindi io sono sicuro che se io mi dovessi accalorare come ha fatto Giovanni, magari potrei dire tutti gli occhiali rosa li buttiamo, per esempio. Ecco, come rosa quelli, nero, ecco, che tutto, sono un pochettino tutti gli occhiali rosa nero li buttiamo, oppure le cravatte arancioni le tagliamo a pezzettine. Dico, ma questo non vuol dire che voglio tagliare le cravatte. Quindi quando poi si entra, come dire, con passione nelle argomentazioni, e allora si possono dire... Allora, per concludere, voglio sapere, gli assessori, ne abbiamo menzionati due, giusto che ne parliamo di tutti, sono stati scelti 4 sui 6, devono essere scelti nella totalità. Anche lì una diversità, no? Mi pare che sono stato l'unico, perché forse che c'è 5 Stelle che ne ha fatti 5, mi pare. Sì. Mi pare che uno poi ha ritirato, e quindi io credo che in obbedienza alle 5 punte, quindi ne hanno fatti 5 stelle, 5 punte. No, ma adesso sto scherzando. E poi noi, ecco, abbiamo pensato che questa era la migliore composizione. Ecco. E ricordiamo chi sono? Giovanni mi è piaciuto Barrera, perché l'ha fatto come il grandissimo attore comico romano che crede, adoro per la sua bravura. Giovanni Palermo, Francesco Crocchio, Lolice Ingresciotta ed Andrea Pinta. Quindi io sono particolarmente soddisfatto, ecco, di questa composizione, perché mette insieme il sacro e il profano, perché mette insieme la storia, mette insieme la voglia di esplodere, mette insieme l'esperienza che deve guidare sempre chi oggi si impegna in questo campo, e che quindi può rappresentare la continuità, ecco, in un certo qual modo, continuità, come dire, di metodo di lavoro. E quindi mettere insieme l'uno e l'altro oggi mi dà, come dire, grande serenità, e offriamo, ecco, alla città questa squadra, che sarà completata, perché noi abbiamo intenzione, ecco, di andare al ballottaggio, abbiamo intenzione quindi di nominare gli altri assessori, abbiamo intenzione di amministrare questa città. Quindi una squadra che... Un appello. Un appello sì. Lo chiedo io adesso, sì. Non quello che è stato detto fin qua, un appello da fare ai cittadini. No, l'appello è semplice, Patrizia, io chiedo ai mazzaresi, l'ho detto poco fa e per me diventa un momento importante, votate serenamente, ecco, questo è l'appello che io vi chiedo di fare, guardate bene quello che è stato, guardate bene chi oggi è, i progetti che ognuno di noi mette a disposizione, ecco, della città, le persone che lo interpretano, e vi chiedo, ecco, semplicemente di fare questo. Io non vi chiedo di votare per Pino Bianco, io vi chiedo semplicemente di fare la radiografia di Pino Bianco, la radiografia di quello che la storia di Pino Bianco è, di quello che Pino Bianco ha sempre fatto, ecco, per i suoi cittadini, da un altro punto di vista ovviamente, e Pino Bianco vuole fare questo adesso come sindaco di questa città. Quindi non lasciatevi intimorire, non lasciatevi condizionare, non lasciatevi, come dire, e quindi fatto questo io sono sicuro che il sindaco che uscirà dalle urne sarà il miglior sindaco per questa città, chiunque esso sia. Io mi auguro ovviamente di essere io, perché è legittimo, ma con la serenità, con la libertà, io credo che il risultato è garantito. Serenità, libertà e dignità, perché la dignità non va mai messa in discussione, mai venduta per nessuna ragione al mondo. Quindi mi raccomando, votate veramente con attenzione, perché ne vale il vostro futuro, il nostro futuro, perché ci viviamo tutti qua, io ci lavoro,
e quindi è bene che si voti tenendo conto che vogliamo realmente realizzare qualche cosa di concreto, di vero, di fattibile, per far sì che tutti possiamo stare bene. Grazie al sindaco candidato, che la seconda volta che lo chiamo sindaco, grazie al candidato Patrizia, sindaco, poi voi ci credo vero, ci credo dottore vero. Pino Bianco, io me lo auguro, perché è giusto insomma augurare a tutti che possano vincere, e a voi tutti per l'ascolto, grazie, buonasera. Buonasera.